Un saluto a tutti gli amici di TechZilla da Bernardo. Oggi breve video per andare a vedere il primo porting di HTC Blinkfeed. Bene, ecco qui la nuova interfaccia utente di HTC con la possibilità di avere tutte le notizie in scorrimento infinito, molto diverso da quello che era Blinkfeed nella versione precedente. Qui c'è sempre il menu con la possibilità di andare a selezionare tutte le varie fonti che sia possibile richiamare attraverso uno swipe e sia attraverso la pressione sulla scritta in primo piano. Come vedete, abbiamo la possibilità di ricercare i nostri contenuti, abbiamo la possibilità di andare a gestire tutti i servizi e le applicazioni. Per adesso, per questo primo porting, purtroppo possiamo solamente gestire il calendario, i ristoranti consegnati e aggiungere i feed da Twitter. Come vedete, per andare a leggere basta cliccare, eccoci qui la nostra news con il link rapido alla storia originale ed anche la possibilità di condividerla e di andare a leggerla dopo. Per quanto riguarda le altre impostazioni, abbiamo la possibilità di gestire i vari contenuti con quelli consigliati da Blinkfeed, con servizi, applicazioni, notizie, economia, intrattenimento, videogiochi, lifestyle, musica, politica, sport, scienza e tecnologia, viaggi e mondo. Per ogni categoria poi troviamo tante varie fonti da poter selezionare e gestire tramite questo menu a scorrimento verticale. Come vedete, anche le notizie si scorrono in maniera verticale e qui rimangono sempre i tasti di Android e la possibilità di accedere all'app Drawer. Bene, vi faccio vedere che cosa nasconde l'app Drawer. Non molte novità rispetto alla Sense 5.5. abbiamo la possibilità di ordinare le applicazioni attraverso personalizza alfabetico e più recente. Abbiamo la possibilità di ricercare le varie applicazioni, abbiamo il link rapido al Play Store e infine abbiamo la possibilità di riordinare le applicazioni. Come vedete, le possiamo gestire, spostare in un'altra pagina oppure creare facilmente una cartella. Una volta concluso basta dare l'ok. Infine abbiamo anche la possibilità di nascondere le varie applicazioni dal drawer, abbiamo la possibilità di gestire le applicazioni, non è altro che un link verso il menu delle impostazioni e qui possiamo gestire la classica dimensione della griglia. Per quanto riguarda la possibilità di creare un collegamento alla home, basta tenere premuto una singola applicazione e rilasciarla. Queste sono le classiche schermate di Android senza particolari effetti di transizione, come vedete scorrono in maniera molto fluida. Tramite la pressione prolungata abbiamo la possibilità di andare a gestire tutti gli sfondi, come vedete foto dal computer, sfondi, galleria e altre selezioni per i nostri sfondi. Infine abbiamo la possibilità di aggiungere widget, ora vi faccio vedere widget, eccoli qui, un attimo che li carica, tutti i widget, le applicazioni ed anche tutti i vari collegamenti con la possibilità di fare anche qui una ricerca. Inoltre possiamo accedere a questo menu anche tramite un pinch to zoom e possiamo andare a riordinare i nostri vari pannelli spostandoli di posizione e impostandoli come home. Quando impostiamo una schermata classica come home, da Blinkfeed scompare l'orologio classico di HTC. Per farlo ricomparire basta settarlo, come vedete, come home e tutto ricomparirà. Infine abbiamo la possibilità di gestire le schermate home, come vedete, con una visualizzazione più dettagliata in modo da poter rimuovere le home e impostarle come predefinite. Ultima nota di merito per le animazioni, che non sono più KitKat ma diventano le classiche di HTC, cioè quelle animazioni diciamo brute, quindi molto istantanee, che però danno un grande senso di velocità. Come vedete il tutto si muove senza particolari problemi, quindi un launcher che è davvero facile da installare, avete bisogno solo di Android KitKat e una recovery modificata per poter flashare questo HTC Blinkfeed sul vostro dispositivo e provare l'esperienza utente di HTC. Un saluto da Bernardo per TechZilla.it.